Io avevo con Gustavo, diciamo, una relazione così profonda e così lontana che non mi sentivo, c'erano già tanti libri scritti su di lui. Era una specie di discrezione che mi fermava. Poi un bel giorno invece mi sono lasciata commuovere e ho cominciato a scrivere. Perché mio padre, lo devo anche a mio padre per qualche aspetto questo libro, perché lui era proprio l'amico intimo di mio padre, veniva sovente a mangiare alla domenica, facevano molte cose insieme e così è nato il libro. E man mano che io ho deciso di farlo e di cominciare a scrivere, allora molte persone che io non avevo mai contattato sono venute a cercarmi.